non la paghi, la paghi la macchina che attinge l'acqua, perché c'è un consumo, c'è un lavoro, la lavorazione dell'acqua, per forza c'è da pagare. Questa era la nostra proposta. Ci sono magari delle domande? Che maschile domanda. Prego. Allora, faccio solo una domanda, dopo che mi servirà il partito, proprio tecnico, dalla spiegazione che parlavo di risparmio energetico, sentivo adesso, quale risparmio energetico ci sarà se effettivamente c'è un consumo per efficienza l'acqua? Ci sarà un risparmio energetico nell'uso della costruzione delle bottiglie, nel risparmio energetico perché produrremo meno CO2, producendo meno CO2, producendo meno bottiglie, effettivamente c'è un risparmio energetico, che adesso è. Se logicamente gli utenti, se ci sarà consumo, se le persone andranno ad attingere dall'acqua questi erogatori, se nessuno ci va ancora la fontana, ma è da loro. E quanti erogatori verranno predisposti? Verranno predisposti, credo, 3 erogatori. Di acqua refrigerata, acqua gasata e acqua ambiente. E una casetta sola o più? No, è una casetta sola, adesso io ho visto solo la piazzola, all'interno non l'ho vista come progettata. Ci saranno 3 erogatori o con chiavetta o con merce, che andrai a scaricare nel tuo prelievo, verrà scaricato il quantitativo dell'acqua che prevedi, cioè la cifra corrispondente al quantitativo dell'acqua. Avete già localizzato l'area? Abbiamo localizzato in via San Francesco, mi sembra una zona buona, vicino alla zona, abbiamo fatto per te. Grazie. Bene. Qualche intervento ancora? Ti vuoi sentire? No, mi buono. Secondo me questo punto qua è, diciamo che in principio potremmo essere anche favorevoli, però ci sono alcune questioni, nel senso che il comune praticamente ha speso ferro, giusto? Da acquedotto, zero, dopo sì, anche lì non è proprio zero. Però diciamo che le spese sarebbero zero dopo se si va ad indicare che c'è la pulizia dell'area e la sorveglianza con i vigili e la competenza del comune, per cui diciamo non è proprio zero. Non è proprio zero, anche perché la presa è corrente. Esatto. E quindi diciamo una questione fondamentale è quella dell'acquedotto, che lì prima vi ho detto che comunque il fine anno andrà avanti, per cui secondo me bisogna avere delle tempistiche dove arriveranno, proprio fisicamente come anche l'altro, per poter prevedere se si può installare qua su questi punti qua. Allora si arriva lì, prima Pasquali aveva detto un appezzamento di terreno su cui ubicare gli impianti. Sì, ma si tratta di quanti metri, Flavio? Non c'è il disegno, c'è uno schemino, ma c'è uno schemino, ma allora, secondo voi, secondo voi potrebbe essere prevista invece di, diciamo così, no, niente. Però
Vabbè, scrivo tre casi. Quindi ne capisco una installazione o una installazione per adesso. Se dopo il successo è talmente grande, si potrebbe pensare a installare un paletto. Sì, sai qual è lo scuso secondo me? Che qua si va a menzionare un concessionario dove si dice un prezzo massimo di 10 centesimi al litro. Sì. Però poi non si capisce perché ad un certo punto dov'è l'articolo 7. C'è 001. Cosa vuol dire? Il concessionario deve dare ogni litro munto dall'utente 001 e consorzio. E garantisce il comune, però, su questo discorso qua, è scritto sull'articolo. Il comune si impegna a, l'articolo 6, a non chiedere al concessionario non so per lo scorso di alcuna somma o titolo di tassa o imposte, sorvegliare l'area, provvedere giornalmente alla pulizia, per cui rapporto di figli, eccetera. L'articolo 7 poi dice. Il concessionario, quale remunerazione del servizio svolto, tratterà quanto corrisposto dall'utente per l'erogazione del servizio onoroso, acqua corrente refrigerata e cassata refrigerata, sia incassato quanto raccolto nella gettoniera, come prevista, sia venduto le tessere magnetiche prepagate e le tessere di eccesso del prelievo di acqua gratuita. E poi fa ancora riferimento al costo. Cioè, ci saranno quindi due tipologie di acqua, una dove è massimo 10 centesimi al litro. Di acqua perché sono due tipi di lavorazione, l'acqua gasata, che magari raffreddata, che ha un costo più alto dell'acqua a temperatura normale. Quindi quando avrai il vecchio o la chiavetta, che sarà una somma preparata, si penserà il concessionario a fornirle, se fornirci questa chiavetta, andremo lì e preleveremo da dove ha preso. Sì, quindi praticamente non costo l'acqua naturale, non gasata, e l'acqua addizionata del carbonico. Esatto. E i costi sono differenti, quindi 10 centesimi al litro si riferisce al massimo. 10 centesimi è il prezzo massimo. Probabilmente non so, sarà 6, 7, 8 centesimi, non so, la gasata refrigerata. Vabbè, sì. Io farei una proposta di mettere, se il comune magari potesse mettere una somma profittare di far mettere a disposizione di qualsiasi cittadino quella che può essere magari anche l'acqua, quella la prima fascia, ma quella non passata, perché insomma anche qua fa pagare 10 centesimi, oppure fa pagare 10 centesimi. No, non fa pagare, non fa pagare 10 centesimi, fa pagare all'utente, paga molto meno dei 10 centesimi, paga meno dell'acqua casata. Adesso non ti so dire con precisione se sono 0,4, 0,04, 0,05 centesimi al litro. Sì, quello sto dicendo io, se magari il comune si accordava su una somma ipotetica, no? X, potete fare praticamente libero accesso a tutti i cittadini che vogliono utilizzare l'acqua, questa è la proposta, oppure diminuire il costo dell'acqua nel tempo che insomma. Dipende sempre dal nostro bilancio, nel prossimo anno vediamo come siamo messi. Sono due elementi, io credo che ci potremmo lasciare anche qui come impresa generica, come la fase è ancora stato fatto per la produzione, di verificare i costi in realtà, tenete conto che la gara da tempo immemorabile la casetta dell'acqua gratuita che ha un'utenza molto frequentata, che è la fontana. Nel senso che tanto è vero che questo è un servizio aggiuntivo ulteriore, ma in realtà, ripeto, una gara da tempo immemorabile ha portato molto frequentemente, sicuramente, che è di fatto una casetta dell'acqua gratuita. Sì, dovrebbero forse anche i costi, nel caso in cui riescono a determinare alcune sostanze, alcuni elementi tipo sarebbe una cosa da sempre. Magari uno dice, vabbè, pago una cosa, però non viene un prodotto diverso rispetto a quello dell'acqua che posso mettere in giro dappertutto. L'intento dell'amministrazione è quello. Quindi magari tu se uno dice, vabbè, pago anche qualcosa, però lo uso un po' più dal punto di vista con più qualità. Quindi diciamo che siamo un po' quello. Bene, prego, prego. Ah,
fare affezzi, vuoi fare? No, faccio due battute. Qui si parla di allacciamento all'acquedotto. Ovviamente abbiamo sentito prima il sindaco che ha parlato dell'acquedotto. Vorrei sapere, questa casetta dell'acqua va in conseguenza di un allacciamento di un acquedotto e quali tempistiche, oppure è una cosa a sé stante e viene fatta su un pozzo, allacciata su un pozzo e dopo in un secondo momento viene rifatto il lavoro per sistemarlo con l'allacciamento dell'acquedotto? Non viene rifatto il lavoro, se fai un allacciamento adesso al pozzo che alimenta tuttora la scuola media o la scuola elementare, dopodiché se quando arriverà l'acquedotto, per l'acquedotto alimenterà la scuola media e la scuola elementare, andrà ad alimentare anche la casetta dell'acqua. Quindi non è un problema, una volta allacciata, per adesso andrà allacciata e sarà alimentata con l'acqua di pozzo. Un giorno, non mi sembra che ho capito, non lontano, verrà l'acquedotto e tutto quell'allacciamento lì sarà alimentato di acqua di acquedotto. Sindaco, si può sapere più o meno la tempistica del primo straccio dell'acquedotto? Sono sicurato settembre-ottobre, però se... Sì, perché memoria storica nel 2004 l'assessore Google aveva fatto una nota che partiva allora. Non metto in dubbio che fosse stato problema, però... Sì, questo sindaco certo. Fa un po' di pressione. Per mi assicuro che stiamo facendo pressione. Consigliere Pasqualini, non ha spiegato sostanzialmente nulla, o meglio, ha spiegato come per quella volta del regolamento per le finte ecofeste, quello che ha avuto lui. Qua è un palese tentativo di dare l'acqua al privato, perché di fatto la gestione poi qua va ad un privato. L'anno scorso c'è stato un referendum, però cioè, siamo lì, tenete conto, altrimenti è lo stesso, tanto qua, l'ho montato anch'io, nessun problema. L'anno scorso gli italiani si sono espressi per a rimanere perché l'acqua rimanesse pubblica. E noi abbiamo un assessore qua a Poltronieri che mi ha fatto da certificatore per la raccolta di firme che raccoglievo io e altri ragazzi che sono del pubblico adesso. Tant'è vero che l'assessore Poltronieri ha firmato perché l'acqua rimanesse pubblica e questa sera è stata privatizzata, proprio la coerenza eccezionale, fantastica questa coerenza. Detto questo, era doveroso, però come no, si doveva essere? Insomma, io ti leggo quello che c'è qua. Bene. Qua, nella premessa, Pasqualini, ti pregherei di seguirmi così, perché ti spiega a me, non si capisce niente. Allora, il comune ha dato mandato al consorzio per lo sviluppo del Basso Valiere sempre il consorzio, cioè consorzio viene dei rifiuti, consorzio viene dell'acqua, consorzio viene dappertutto, dove ci sono le multi utili, cioè dove c'è un bene che non so che è il consorzio. Allora, a me questo non per questo l'uno, cioè un centesimo che mi dai, no? Perché tu gli dai un centesimo, no, no, noi, il concessionario. Sì, ok. Vabbè, ti te regali l'acqua a sto concessionario, al di là di quello, il concessionario dà un centesimo, correggimi se sbaglio, e consorzio lo sviluppo del Basso Valiere. Non è che magari gli serva a pari pianale 197.000 euro, che diceva prima del bus, forse, questa è una supposizione, però non si sa. Non è vero che ci venga a cercare di prendere la gente, no? Allora non hai letto bene, vedi? Non hai letto caro Fabio, perché qua ti spiego perché. Il consorzio li becca non solo da Nogaro, ma da tutti i comuni che ti mette su quella casetta qua. Sai quanti sono? Bene, sai quanti sono? Sto facendo la domanda. Ma è 11 che hanno aderito. Ma come si chiede che anche dopo? Ecco, lì è 11, esatto. Quindi non è vero che li prende solo da noi, ma li prende da tutti i comuni che aderiscono a questo qua. Interessante vedere che in questo consorzio, che la fa sempre lustri i nuovamente, ma vabbè, questo spontaneamente. Il consorzio ce l'abbiamo sempre, non si sa perché, cosa sarà di preciso. Qua c'è scritto.
invito a seguirmi. Sì, lo so. Abbiamo lavorato una volta così. Allora. Ho perso. Comunque se le cose. Ma secondo, lo trovo, secondo è pazzesco. Se vanno tanto bene le cose, possiamo anche dopo 5 anni. Ma eccolo qua, scusa, avevo girato qualche cosa. Il Comune ha dato mandato al Consorzio per lo sviluppo del Basso Veronese per lo svolgimento di una procedura di gara di evidenza pubblica per l'affidamento a soggetto privato dei servizi di installazione, manutenzione e gestione dei derivatori di acqua potabile, microfiltrata, refrigerata, liscia e passata in un punto individuato del territorio comunale. Cioè noi questi qua abbiamo tutto, e ci vendono la nostra acqua. Guardate che è fantastica questa roba qua. Noi abbiamo l'acqua che è già nostra perché loro ce la raffrescano. Fantastica questa roba qua. Ce la raffrescano ma ce la depurano. Secondo. L'anno scorso io sono andato dal sindaco perché ero andato a Zevio, sai che a Zevio c'è stata una delle prime case dell'acqua qui nella provincia di Milano, anzi forse la prima, e a novembre dell'anno scorso ero andato dal sindaco, se si ricorda il sindaco, che gli ho proposto di fare la casetta dell'acqua, ma a totale controllo pubblico, cioè come fanno a Zevio, che cosa fanno a Zevio? Una cosa molto semplice, il comune acquista per conto proprio la casetta dell'acqua, fa un appalto per la sola manutenzione dell'impianto e i proventi dalla vendita dell'acqua pubblica, il comune è un ente pubblico, la vende ai suoi cittadini, sono pubblici, cioè di fatto non la vende, paga, come dici te, la depurazione, la refrigerazione, la vendono a 2 centesimi al litro, non questi qua che vendono fino a 10, a 2 centesimi al litro, un attimo solo, te lo spiego, un attimo solo. 2 centesimi al litro di quella naturale rifrigerata come dici te, 5 centesimi al litro di quella gassata perché deve pagare il CO2 e ha anche un utile, sai, e l'avevo fatto vedere quello che percepisce lo redistribuisce ai cittadini perché l'acqua non è del privato, qua voi date l'acqua a un privato, di fatto questa gara qua, allora voi l'acqua, voi la casetta dell'acqua la dovete comprare. Quanto costa? Ci parte da 20.000 euro in su. 40.000 quella. Parte da 20.000 euro in su. Quella di Zevio sono 40. Quella di Zevio costa 60.000, vedi che non lo sai. Ti sto dicendo che parte da 20.000 euro. Che paga i cittadini di Zevio. Un attimo solo. Che l'acqua costa. Sì, no, ma se vuoi parlare di parti. No. Prima te mi dici a me che ti ero con mia. La prima era quella più, l'hanno fatta diciamo extra lusso, se così si può dire, con tutta una serie di servizi aggiuntivi che non servono, diciamo, nello specifico per attingere l'acqua, tipo ha fatto il sistema che uno in bicicletta può fermarsi a bere da 20 cc, cioè un bicchiere, sono tutte diciamo cose in più che naturalmente se avete costano, perché naturalmente è proprio in più del costo. Quello che è singolare vedere qua, perché voi date, cioè il comune dà tutto, la piattaforma. La piattaforma siamo obbligati perché è nostra, rimane nostra. Ma voglio dire, facciamo, ma anche la casetta dell'acqua volendo dopo 5 anni possiamo prenderla. Ma tu dai l'acqua a un privato, hai capito? Ma non prendiamo l'acqua a un privato. Dobbiamo fare una scelta, o fare la casetta dell'acqua in questa maniera. Lo sforzo del Basso Veronese, abbiamo fatto due proposte. Consorzio per lo sviluppo del Basso Veronese aveva fatto due proposte, la via pubblica e la via privata. I comuni hanno scelto che privata, a non del vero lugar non c'era questa decisione. E abbiamo anche verbalizzato un intervento correttivo, visto che deve sempre. Allora io ci vado perché mi sembra da bene. Va a verificare, certo. Guarda, lo so che non ce l'avevo. Abbiamo anche fatto un intervento correttivo. Guarda, l'ho detto. No, voi non c'è. Ti sto dicendo che quando il consorzio del Basso Veronese vi ha proposto le due strade, la strada pubblica e la strada privata, il comune di Rogano non c'era perché era in fase di commissariamento, non c'eravate voi. Bene. Fate cazzo, è vero che mi sono capito la casa di Arci, secondo me. Non ho sentito. Ma mi sembra che non sia mia, lì il discorso più brutto, non è che la sentimia. Va bene.
Il comune si impegna, l'articolo 6, se tu lo leggi, c'è scritto che il comune si impegna. Guarda che qua io mi infervoro come una bestia sul discorso dell'acqua, perché io e i ragazzi del Movimento 5 Stelle hanno raccolto le firme per il referendum. Cioè qua voi date l'acqua a un privato, signore, stai calpestando la volontà popolare dei cittadini che gli ha buttato un sorso. Perché l'acqua è gratta, se non gara c'è. Vabbè. Chiaramente. Una fontana. Chi non è depurata? Ci sta dietro. Viene monitorata costantemente. Sì, va bene. Allora, il comune, articolo 6, articolo 6 recita, a concedere il comune si impegna. Posso finire il mio tema, poi potete. No, ma se prima avete per rispondere io. Articolo 6, il comune si impegna a concedere l'area ove realizzare la struttura dotandola di collegamento alla rete idrica, cioè che devi fare perché qua questo è elettrica, fognale, ma sì, vabbè, ma la devi comprare te, lasciami andare avanti, fognale per l'adeguamento di istrazione e funzione dell'elettrica, a concedere lo spazio necessario per il posizionamento dei macchinari, a concedere gratuitamente lo sfruttamento ai fini pubblicitari degli spazi della struttura. Se non vi state voi, la casa la pagate come fanno aziende, guardate che gli prendo un sacco di soldi dalla pubblicità su queste case, ti mando il dettaglio, o a me dove ti mando il dettaglio, sono andato a aziende, poi sono andato dal sindaco, e sai dove sono andato poi? Sono andato anche alla Coca-Cola a vedere se mi dava dei soldi, no, non amico, a vedere se ci dava una mano a mettere in piedi questa casetta. Purtroppo mi ha scelto per fare riso con la Coca-Cola e lui mi risponde mia. Si erano impegnati a rispondere, non mi hanno risposto, è lo stesso, nessun problema. Io sono andato a chiedere, visto che l'azienda è qui, la vita sta qui, e quindi lei fa un uso molto, insomma, la tinge molto a un contributo per dare una mano a farla, non mi hanno risposto, è lo stesso, forse si chiedeva il sindaco magari rispondere. Posso finire, poi gli fai quello che vuoi. Faccia l'opinione, no, non fa lucro. Oltretutto,
cioè, ho detto, tutto la ciliegina sulla torta lì, in un centesimo al consorzio, cioè, proprio da lì, al Mario, serve la torta, no, è chiaro questa storia. L'articolo 10 dice, l'erogatore è un bene strumentale di proprietà decessionale, cioè, tu non tieni niente. Le parti riconoscono, le parti, consorzio e comune, per essere chiari, riconoscono che il concessionario ha facoltà di rimuovere l'erogatore qualora ritenga non economica la gestione del medesimo. Sai cosa vuol dire? Se c'è un schei e non deve averlo, se c'è fa niente, e lo chiude. E allora cosa vuol dire? Vuol dire che se... vuol dire che il privato deve fare lucro per forza, non è male fare lucro, ma non puoi fare lucro con un bene pubblico come l'acqua. Dite se un lucro, esempio, una Coca-Cola costa di tempo, che è una bevanda. No, perché no, la Coca-Cola fa lucro perché vende una bevanda. È giusto che sia così, la funziona così. Nel mercato funziona così. Il fatto è che tu qua dai l'acqua, di chi è l'acqua? Di chi è l'acqua? È la nostra. L'acqua, bene pubblico. Sono d'accordo. Chi è che dà il nuvolo? Di chi è l'acqua? Coca-Cola. Dai, Coca-Cola. Interessante questa risposta qua, ma come che ha qualche del vino? No, ma lui non, cioè, non aveva seguito. Di chi è l'acqua? No, non si è fatto che l'acqua è pubblica. Bene, è pubblica, però tu la dai a un privato questa roba qua. Ma come no? È privato. È l'unica maniera. Dopo 5 anni, se questa cosa non vede, puoi fare. Guarda che dopo 5 anni lo puoi fare col fotovoltaico che non fai nulla di pubblico, ma gli dai un bene pubblico a un soggetto privato. Dopo 5 anni, se hanno della certo, sì. Dopo 5 anni, scade. Sì, sempre il solito discorso. Certo. Ma le cose vanno bene, come se gli erano. È l'unica possibilità che... No, non c'è l'unica possibilità. No, c'è l'unica possibilità. Facciamo vedere. È la compra. È interessante notare anche che il bando di gara della casa dell'acqua è un po' particolare quanto, perché se magari, non so se delle lettere, però trovate, non queste, parte. Pasqualini. La mia risposta. No. La mia risposta. Sì, mi raccomando, non sta rispondendo. Mi raccomando. Ok? Sintetizzato bene un video da un mese. Nel bando, l'articolo 7. Un po' come grillo, se tu do io le di guarda che grillo non mi dai io. Non ti preoccupare. Che la serie quota ha funzionato di più che io allora. Fidati. Ne è prova 12 e mezzo. Fidati. Sta tranquillo. Che se lui aveva prima detto PDL, avevano tanto, te lo dico, Ma è stato PDL. Ma si dite sì di tutti e neanche la mossa in allora. L'articolo 7 scusa, che cita le condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione, dice, interessante però, sta bene attento, aver costruito e gestito nell'ultimo biennio almeno 20 erogatori di acqua potabile, non ce l'avete, non ce l'avete, aver costruito e gestito nell'ultimo biennio almeno 20 erogatori di acqua potabile di rete o di pozzo, praticamente tutti quelli che ha fatto di 9 case di fuori dal bando, le come quella del consorzio, le come quelle dell'Ecofest che ti dice lui dove andare a fare i piatti, insomma dai, va bene, allora lo stesso. Comunque al di là di questo, lei è interessante, dopo chiudo perché è lei stesso, no scusa, parla di un momento, no scusa, dopo te lo do. E c'è una tabella che dà dei punti in base alle ditte che così possono avere. L'interessante vede che il punteggio più alto dei 20 punti viene dato alla tecnologia di pagamento ed interfaccia con utenza. E sotto, le danno 10, a tecnologia filtrante, cioè è più importante come da fare a pagare l'acqua che non fa il fatto di come deve infiltrare.
fortissima quella roba. Voi dovete leggere quello che passa.